In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e Preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Iniziamo la preghiera con il simbolo della croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettere a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
stasera che siamo vicini a questo santo Natale ti vogliamo contemplare. Vogliamo contemplare il nostro Salvatore. Dobbiamo vegliare giorno e notte, anche se i nostri cuori a volte sono tristi, sono nella tristezza, anche se i nostri occhi si chiudono nel sonno. Dobbiamo vegliare nella dolce notte, dove sentiremo questo fuoco d'amore che ci darà la vita, l'amore e la serenità. Volevo un attimino ricordare, non so se qua avete visto questo quadro che abbiamo, vogliamo ricordare Giuseppe e Maria che stanno andando verso la grotta, perché nessuno, il viaggio diciamo che loro stavano facendo, cercavano un rifugio per dare la luce, il nostro Salvatore, ma per loro dice non c'era posto nell'albergo. E strada facendo trovano una grotta dove danno la luce. Siamo Gesù, il suo figlio Gesù. E noi con questo che il Signore mi ispirò di convoglio, non è che io voglio, il Signore mi ha ispirato di mettere questa figura per ricordare Giuseppe e Maria. Però non è facile a volte, diciamo, a trovare queste cose, che abbiamo dovuto cercare sul computer, però grazie a Dio l'abbiamo trovata proprio per metterla qua davanti a noi, per ricordarla, per pregarla stasera, per pregare anche la nostra madre, insieme a Santa Rita, insieme a San Giuseppe, assieme al nostro padre. Ecco, preghiamo, ricordando veramente che stasera vogliamo aprire il nostro cuore alla misericordia del nostro Salvatore, vogliamo aprire la nostra mente, perciò che gli vogliamo dire il Signore Gesù, Maria, San Giuseppe, con tanta fatica avete dato, Maria ha dato la luce, questo bambino. Ma noi stasera vogliamo pregare per noi che siamo qua, per le nostre famiglie, vogliamo pregare tanto per i nostri figli, vogliamo pregare per tutte le persone che sono nella difficoltà, che sono nella malattia. Quante persone qua magari non ci sono perché sono lontane, perché hanno le sue difficoltà, però ci sono tantissime persone in comunione spirituale con noi che attendono le nostre preghiere, le nostre suppliche. Dice il Signore, le preghiere che noi stasera invocheremo al nostro Salvatore non vanno perse, ma Gesù dice, arrivano ai confini della terra, arrivano ai confini del mondo, quindi ci sono da Padova, ci sono da Firenze, ci sono da Bologna, ci sono da Perugia, da tante parti. Da tante parti che noi mandiamo messaggi e mi rispondono, ci mettiamo in comunione spirituale con voi, come mettetevi in comunione spirituale, che le preghiere
veramente tanto, perché Gesù è qua con noi, ma Gesù è in cielo, in terra e in loro. Quindi è per questo che noi dobbiamo pregare con il cuore, dobbiamo pregare con amore, dobbiamo pregare tanto per i giovani che sono nella schiavitù. Ci sono diversi giovani che mi chiamano e mi dicono: prega, prega anche per me. No, dice: prega anche per me. Preghiamo, Signore. Prima di tutto vogliamo pregare per quelli che sono nella malattia, perché tanti, tanti giovani, diciamo anche sposati nella prima gioventù, che sono malati, sono nella malattia, per primo chiediamo al Signore che vogliamo mettere queste persone che sono in questa tristezza. Perché quando arriva la malattia sembra che siamo così forti, mentre invece a volte crolliamo. Non è vero. Perché dice la fede, quando viene provata la nostra fede? La nostra fede viene provata quando ci troviamo nella difficoltà. Quando ci troviamo nel dolore della nostra famiglia, dei nostri parenti, dei nostri amici, di noi stessi, è lì il Signore che ci fa provare. Dice: voglio vedere dove arriva la tua fede, se tu sei capace a lodarmi e ringraziarmi per il disguido che hai avuto, per questa malattia, per questo problema che ti è arrivato. Il Signore vuol vedere questo, che noi offriamo le nostre difficoltà che abbiamo. Quindi prima mettiamo nelle mani di Santa Rita, assieme alla nostra Madre Celeste, assieme il nostro Gesù, mettiamo prima di tutto, mettiamo queste persone che sono nella malattia. Poi vogliamo mettere questi giovani che ci chiamano, questi giovani che sono nella schiavitù del peccato, nella schiavitù morale. Perché il peccato è una schiavitù che a volte non si riesce a allontanarsi dalle braccia del demonio, perché se il demonio ci prende non ci abbandona più. Dobbiamo sempre avere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo lo dobbiamo chiamare con forza, con potenza, che possa venire dentro di noi a vivere con noi. Gli ho detto che ieri a un giovane, gli ho detto: cocco mio, vatti a curare, perché tu sei malato, sei malato. Come devo fare? Come devo fare io? Ha detto: che io sono letto, ma io non la faccio più, perché io mi voglio uccidere, perché io ho un grande vizio, il vizio del gioco. Il vizio del gioco è una grandissima schiavitù. Dice: tutti quelli che io ho lavorato, gli ho spesi tutto e ho fatto tanti denti, ma io adesso dico: tanti ce ne sono così, anche persone più grandi, tanti. Allora questi li vogliamo mettere nel cuore di Gesù, ai piedi di Gesù, perché si raccomandano alle nostre preghiere, che le possono, che li possono aiutare. Gesù possa aiutare Santa Rita a donargli la forza di allontanarsi da questo male, da questa schiavitù che li sta schiacciando, perché il demonio li vuole portare fino veramente a ucciderli, perché poi ti mandi in depressione. Ma noi questa sera con tutto il cuore diciamo: Signore Gesù, pensaci tu, Signore, che sei la misericordia, pensaci tu, Signore Gesù, che sei l'amore della nostra vita, pensaci tu, perché noi siamo piccole creature e se non sappiamo sempre camminare passo dopo passo nella strada del Signore, prendiamo la strada sbagliata e non riusciamo più ad imboccare quella della santità, quella dell'amore, quella che il Signore vuole che noi seguiamo.
quindi tutti insieme noi vogliamo lodare, ringraziare il nostro Salvatore, che ci dia sempre una forza grande, una forza grande per tenere sempre lontano il male e per stare sempre, sempre in preghiera profonda. Per questo, Signore, ti preghiamo. Nel secondo mistero che ho chiuso si contempla la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come nel cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra
Gesù ci invita ad aprire il cuore, ad aprire la porta del nostro cuore, ad aprire la porta delle nostre case. Fra pochi giorni nascerà il nostro Salvatore e lui verrà a portare il fuoco dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che brucerà nei nostri cuori. Vieni Spirito Santo, vieni nelle nostre case, vieni abitare in noi, nel cuore dei nostri figli. Ecco, ora, uno per uno, faremo la nostra preghiera del cuore che abbiamo portato qua, so, guardate voi dove lo Spirito Santo vi ha ispirato, facciamo la nostra preghiera qua, davanti a questo altare, a Santa Rita, a Gesù, alla Madonnina, dove voi volete, con il vostro cuore aperto. Assisterlo io in questo momento suo difficile.
Ti chiedo anche di proteggere la mia famiglia. Ora mi rivolgo al Signore Gesù e alla Madonna, ai quali voglio chiedere una grande grazia, anche se non sono degna. Voglio chiedere la grazia di fermare tutte le stragi che ci opprimono ogni giorno, le guerre, l'odio, le uccisioni di ogni tipo, anche familiari, i giovani che muoiono nei modi più strani. Vi prego, fermatevi tutto questo. Tu puoi, Gesù, io confido in te. Fa sì che questo Natale possa essere davvero un giorno di pace e d'amore e di speranza per tutto il mondo. Per questo noi crediamo. Signore Gesù, tu sei nel mio cuore, tu sei il mio Signore e il mio Dio, io ti amo tanto per la tua bontà e la tua misericordia e ti offro tutte le mie azioni, le mie preghiere. Ti ringrazio per quanto mi hai dato nella vita tutto il necessario per la pace e la famiglia e per questo che hai aiutato e per quanto mi hai aiutato in tutti i miei problemi che ho avuto nella vita. E ti chiedo la salute dell'anima e del corpo per me e i miei familiari. Ti prego di donarmi quella grazia di cui ho tanto bisogno e anche per tutti quelli che lavorano nella vigna del Signore, qui nell'oasi della pace, e per tutti quelli che passano qui perché trovino sollievo, guarigione nel corpo e nello spirito. Portare Signore Gesù, ti adoro e ti amo e ti offro tutta la mia vita, tutte le mie preghiere, le mie azioni del giorno. Affido a te anche tutte le mie notti, chiedendoti sempre una grandissima protezione divina sopra il mio corpo. Tu sei buono, santo e misericordioso. La tua bontà si espande sopra tutte le creature. Sei il mio Signore, il mio Dio e il mio Re, il Re dei Re, grande, potente e onnipotente, e non c'è nessuno altro Dio all'infuori di te. Mentre io correvo affannata per tutte le cose della vita, tu mi hai sempre guidato tanto da farmi arrivare sempre nel posto giusto al momento giusto. E mi hai fatto vedere dove gli altri non vedono, aiutando a me e ai miei familiari. Eppure io ti pregavo pochissimo, ma la mia mente era sempre rivolta a te. Io ti ringrazio tanto per tutto quanto hai fatto per me e ti chiedo sempre la piena salute del corpo e dello spirito per me e per tutti i miei familiari. È quella grande cosa di cui ho tanto bisogno. Signore, ti prego per tutti quelli che lavorano qui nell'oasi della pace e per Callisto e Dionigio, per la forza di procedere nel cammino della fede. Signore, accompagnami. Signore, che non sa come fare per
perciò siccome tu, io questa sera metto tutta la mia forza per questo, per questa famiglia. Ecco, siamo arrivati dal Santo Natale. Il Santo Natale ci ricorda veramente il Natale, ma non il Natale, il Natale di Gesù, ma anche nostro è per questo Natale, perché ognuno di noi siamo nati come così piccoli come Gesù e nella vita, Signore, noi camminiamo verso il cielo, verso te, verso questa meta che non sappiamo, Signore. Ecco, io voglio ringraziare Gesù, Giuseppe, Maria, Santa Rita e questa zona di preghiera, perché questa preghiera che noi facciamo in comunità così, questo Signore lo gradisce veramente con tutto il cuore. Vedremo che queste preghiere che il Signore ci dona aiuto. Per questo Signore noi ti chiediamo. Wow.
Dentro ognuno di noi, nel nostro
corso a Gesù Bambino. O mio caro Gesù Bambino, tu sei il re dell'universo, il re dei nostri cuori. Io ti voglio lodare e ringraziare per tutte le volte che ti sei presentato davanti a me, con i tuoi bellissimi capelli biondi e ricciolini. Ti chiedo in questo santo Natale che il tuo Santo Spirito possa germogliare il mio cuore per lodarti, per amarti giorno e notte, ora che sono sulla terra, e per goderti per tutta l'eternità. Io volevo solamente, ecco, visto che stiamo vivendo questo bellissimo periodo dell'anno che è Natale, solo un pensiero per dire che lo spirito del Natale si trasformi nello spirito di Cristo nei nostri cuori, e questo non solo in questo periodo appunto, ma in tutto il corso dell'anno, della nostra vita, che il Signore possa entrare veramente in modo forte nel nostro cuore e trasformarci secondo la sua volontà. Chiedo questo al Signore e niente, chiedo qua. Per questo il Signore ti preghiamo. Facciamo un applauso a tutti per le bellissime preghiere che abbiamo dato al nostro Salvatore. Adesso ci alziamo tutti in piedi e battiamo tutti insieme le mani con questo canto. Yeah.
certo. Vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio. Bravo! Grazie Gesù, diciamo grazie Gesù che fai vedere la tua gloria, grazie Signore Gesù, grazie. Nel terzo mistero glorioso si contempla la nascita di Gesù bambino a Betlemme. Essendo giunto il tempo che Maria doveva partorire, si recò nella città di Betlemme e poiché non trovò alloggio dove riposare per quella notte, fu costretta ad uscire dalla città e ad andarsene dentro una grotta che era tenuta come stalla. Ed era a fare pure l'agnello che era la luce sul figlio primogenito, Gesù. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.
quando siamo nello sconforto, nella paura, nella malattia. La barca della nostra vita si sta affondando. Siamo vicini al declino. Il sole tramonta quando per noi piccole creature tramonterà il sole sulla terra. Tu ci accoglierai in uno splendore molto più bello e molto più raggiante, Gesù. Che mai noi avremmo mai visto sulla terra. Ma la barca della nostra vita salirà verso la luce del paradiso, dove non ci sarà più né lamento e né tribolazione.
ma dobbiamo accogliere queste parole che Gesù dice, perché Gesù è via, verità e vita, e vita eterna. Ma noi vogliamo questa sera, Signore.
sacchettino pieno di peccati, perché non solo i peccati mortali, ma abbiamo anche quelli veniali che ci pesano. Svuotiamo. Che dobbiamo alleggerire il nostro cuore. Vieni Spirito Santo, vieni con forza e con potenza. Cosa ti ha detto tu, Signore? Prima cosa mi hai fatto dire, Signore Gesù? Mi hai fatto dire, dice, lasciate il nuovo vecchio e rivestitevi del nuovo nuovo, lasciando la strada delle tenebre per intraprendere la strada della luce. Chiediamo al Signore questo sacrificio, anche se ci costa, perché a volte ci costa sfogare il nostro cuore, ci costa tanto, perché tanto mi ricordo anch'io, io almeno Signore tu sei qui, io me ne davanti a te Signore confesso che mi sembra Vieni con
Siamo qua. Siamo qua. Per adorarti. Per adorarti. Per adorarti. Per baciare il tuo cuore, Signore. Per baciare a te, Gesù bambino. Che proprio nasci in questa culla. In questa mangiatoia. Facci capire, Signore Gesù. Il vostro cuore dice il Signore dalle cose terrene, dalle cose vane, dall'egoismo. Svuotate questo cuore. Che non sono qui in mezzo a noi, per le persone che sono in comunione spirituale con noi, ti chiediamo, Signore Gesù, per le persone che sono in comunione spirituale e che hanno chiesto pregate. Vogliamo baciare, Signore Gesù, le tue sante piante.
al nostro Salvatore la porta del nostro cuore. Cuore di Gesù, non ti stiamo giocando, al cuore di Gesù. Gesù attende un stacco musicale cantando insieme queste due parole. Noi ti chiediamo per mezzo del cuore immacolato di Maria di venire a vivere nel nostro cuore, ma non solo questa sera. Gesù vuol vivere sempre nel nostro cuore, giorno e notte, e noi lo faremo. Lo faremo? Fratelli e sorelle, lo faremo? Sì. Diciamo Gesù, sì Gesù, ti promettiamo, Signore, che ti vogliamo vivere nel nostro cuore. Sacro cuore di Gesù, confido in te. Sacro cuore di Gesù, confido in te. Sacro cuore di Gesù, io mi do a te. Sí.
proprio fatto lo stacco musicale su quello che il Signore mi stava parlando al cuore. Signore mi diceva proprio: pregate per i vostri nemici, pregate tanto per quelli che vi fanno del male, perché per quelle persone che noi soffriamo a casa, queste persone che ci fanno del male, queste persone non avranno scampo. Se non si pentono amaramente, non avranno scampo davanti agli occhi di Dio, saranno rigettati nelle tenebre, non vedranno la luce. Preghiamo tanto, tanto per i nostri nemici. Ora, Signore, ci siamo qua donandoti il nostro cuore, promettendo di cancellare dal nostro cuore ogni peccato con una confessione profonda. Ti promettiamo, Signore Gesù, che cancelleremo ogni peccato per dare gioia al tuo cuore e per aprire e liberare il nostro povero e piccolo cuore, tante volte triste e addolorato. Ma tante volte può essere triste e addolorato perché magari ha qualcosa che porta dentro il cuore. Portiamo dentro, perché portiamo dentro la paura della morte? Portiamo dentro la paura della morte perché il nostro cuore, la nostra anima lo sa che se non è libera, lo sa cosa ne aspetta per l'eternità. Non dobbiamo avere paura. Ave Maria, piena di grazia.
perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose per la tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Santa Rita, tutti i santi, pregate e intercedete. Adesso è l'ora della nostra morte.
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per voi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Vogliamo dare un buon Natale anche a Santa Rita per ciò che